Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, in particolare un video un po' diverso dal solito, perché oggi andremo a vedere insieme degli outfit realizzati con tutti i capi che ho nell'armadio, alcuni nuovi acquistati quest'anno, altri invece ripescati appunto dall'armadio, per creare appunto degli outfit di transizione tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, perché diciamo settembre è sempre quel periodo, quel mese in cui non si sa mai bene come vestirsi e quindi provo a ispirarvi un po' appunto per questi outfit. Mi sono ispirata alle tendenze che ho visto su Pinterest, in generale anche tendenze che stanno andando in questo periodo. Spero che vi piaccia l'idea, fatemelo sapere assolutamente nei commenti, lasciatemi un like ovviamente a questo video se vi piacerà e se ne volete altri, iscrivetevi al canale se non lo fate ancora e seguitemi su Instagram e TikTok. E adesso iniziamo! Iniziamo con il primo outfit e partiamo subito da una base super basic. Ho voluto iniziare appunto con un outfit che secondo me possiamo realizzare tutti, un outfit che più o meno si presta a svariati tipi di occasioni ed è composto da questa canotta semplicissima, non crop, e questi jeans ampi con i tasconi, un stile un po' cargo di quelli che stanno andando appunto di moda adesso, a vita medio-bassa. Questi sono di Zara, mentre il top è di H&M, entrambi presi più o meno in primavera, sì, se non mi sbaglio sì. E adesso vado ad abbinare degli accessori. Iniziamo subito dalle scarpe, voglio mettere queste qui, sono le Nike Dunk, che appunto anche queste ho da un po', credo anche queste acquistate l'anno scorso, se non mi sbaglio. Comunque, quindi andrò a mettere queste, che sono delle semplicissime scarpe da ginnastica, che riprendono il bianco dell'outfit e il nero, che poi andremo ad aggiungere con gli accessori. Ecco qui con le scarpe, mi piace questo effetto un po' dei jeans lunghi che toccano terra. Adesso andiamo ad aggiungere cappellino, perché questo outfit me lo sono immaginata così un po' proprio free, sciallo, magari appunto nei primi giorni di rientro, back to school, back to work, inizio anche all'università, quando dici sì, ok, provo a rientrare nel mood e però sono un po' scocciata e quindi secondo me ci sta, un po' sporty. E aggiungo anche questa maxi bag. Io questa qui in realtà l'ho presa da Primark, ma ne ho viste in giro, che secondo me appunto può essere perfetta per l'università, per magari andare a fare sport, andare in palestra, per fare una passeggiata, portare più cose, magari una passeggiata nella natura, portiamo qui l'acqua, un libro, qualcosa da sgranocchiare in giro e niente. Ecco qui il primo outfit, come vi dicevo appunto super semplice, credo anche super semplice da replicare e devo dire che mi piace molto. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, e alla fine del video ditemi poi quali sono i vostri preferiti e quali sono quelli che magari replichereste anche voi. Ovviamente, piccola premessa che non ho fatto all'inizio, sono tutti outfit un po' ovviamente ispirati al mio stile, anzi principalmente ispirati al mio stile e, come vi dicevo, anche ispirati alle tendenze di Pinterest, comunque alle tendenze di questo periodo. Quindi, eccomi qua. Passiamo adesso invece al secondo outfit. Prendo da Larrella, questi sono i capi che voglio andare ad abbinare. E come vedete anche sono tutti colori abbastanza basic e anche abbastanza intercambiabili tra loro. Cioè questi outfit possono essere tutti intercambiati tra di loro tranquillamente, tutti questi pezzi. Quindi diciamo che è anche un'ispirazione per un capsule wardrobe, cioè un guardaroba capsula, ovvero fatto appunto con pezzi che possono essere intercambiati tra loro per creare praticamente infiniti outfit. Questa è una cosa a cui sto puntando anche nella scelta appunto dei colori e dello stile dei capi appunto che acquisto ultimamente. Quindi proviamo subito questo. Ecco la base del secondo outfit, anche qui t-shirt a maniche corte bianca, anche questa so che l'abbiamo tutti nell'armadio e
può essere abbinata a qualsiasi cosa. In questo caso appunto l'ho abbinata ad un pantalone dal taglio sartoriale grigio scuro, che secondo me rende l'outfit anche un pochino più elegantino e un pochino più formale, nonostante, come vedrete, resterà sempre comunque sulla base dello sportivo. A questo outfit voglio abbinare queste scarpe, che sono le Adidas Samba. Sono nuove, queste le ho prese quest'anno, e appunto perché mi andava di avere un nuovo paio di scarpe da ginnastica per appunto affrontare questa nuova stagione, e quindi le andiamo ad aggiungere a questo outfit, che secondo me sono perfette. Scarpe aggiunte secondo me stanno perfettamente appunto con questo outfit. I pantaloni sono di Uniqlo, li ho presi lo scorso anno, la t-shirt, se non sbaglio, è di Stradivarius, ma comunque una classica t-shirt bianca. Sono tutti capi degli anni passati, che appunto sto abbinando a questa nuova tendenza delle Adidas Samba. Adesso a questo outfit aggiungo anche gli accessori, che secondo me cambiano tanto il look. In questo caso appunto, siccome questo outfit lo rendiamo anche un pochino più di classe, aggiungo occhiali da sole, questi qua neri, Prada, che magari metto sulla testa in questo momento, e anche la mia borsina, questa qui di Prada, che è molto carina perché appunto ha sempre questo tocco molto sportivo, però accessoria tanto un outfit. Secondo me così, con una t-shirt bianca e un outfit super basic, questa qui diventa proprio un accessorio che va ad abbellire l'outfit. Quindi ecco qui la mia seconda proposta di outfit, che ne pensate? Vi piace? Scrivetemelo sempre nei commenti. Passiamo adesso al terzo outfit. Per questo outfit andremo ad utilizzare due pezzi che sono, diciamo, un pochino più elegantini, magari adatti anche alla sera, anche se comunque anche questo è pensato sempre da giorno. Magari se comunque lavorate in un ambiente un po' più formale, un po' più classico, sono pezzi che vanno tutti di tendenza adesso, quindi hanno sempre qualcosa di un po' più particolare, ma vanno benissimo anche in occasioni un pochino più formali, un pochino più classiche. Indossiamolo. Ecco qui la base dell'outfit. Appunto, ho messo questi Bermuda, anche questi dal taglio sartoriale, che però hanno questo dettaglio di questa striscia bianca che praticamente esce fuori come se fosse un po' l'intimo, tra virgolette. Stanno andando tantissimo, li ho visti praticamente ovunque di questi pantaloni, sia lo scorso anno che quest'anno. Quindi se li avete nell'armadio state tranquille, potete utilizzarli tranquillamente perché sono ancora di tendenza, anche se comunque sono un po' più particolari. Io questi qua infatti li ho presi, sono di Bershka, e li ho presi su Vinted, nuovi con cartellino, e mi piacciono veramente tanto. Li avevo acquistati in realtà su Zalando, ma ho fatto il reso perché mi stavano troppo stretti, e li ho cercati su Vinted, appunto li ho trovati e ho preso questi qua, e devo dire che di questa taglia secondo me sono perfetti. Li ho abbinati a questa camicia che avevo nell'armadio, presa credo almeno 2 autunni fa. Mi piace un sacco, e di questo stile un po' corsetto, appunto, stretta e crop, però non eccessivamente, quindi comunque non restano spazi di pelle scoperta. E a maniche lunghe, così, poi una classica camicia bianca. Questa qui l'ho presa su Shein, ma appunto, come vi dicevo, tanto tempo fa, ma continuo ad utilizzarla perché mi piace un sacco. A questo outfit ho deciso di abbinare dei sandali. Sandali bianchi, semplicissimi, con un tacco grosso, perché secondo me ancora di giorno, comunque a settembre, è possibile tranquillamente utilizzare i sandali, soprattutto se ci sono belle giornate di sole. E quindi questo è l'outfit che ho immaginato. Che ne pensate? Secondo me è carino, appunto. Ma adesso cambiamoci subito e passiamo ad un altro outfit. Per questo outfit ho pensato di abbinare il gilet dal taglio sartoriale, che praticamente sta spopolando, è una super tendenza dell'ultimo periodo. Io questo in realtà l'ho acquistato l'anno scorso e appunto ho pensato di crearci un nuovo outfit. Lo indosso così, proprio come se fosse un normalissimo top, quindi diciamo con nulla sotto. Eccolo qui, diventa un top abbinato a questo jeans ampio wide leg a vita alta, che mi piace veramente tanto. Il gilet l'ho preso l'anno scorso su un sito, ma non ricordo
bene il nome in questo momento, magari se lo trovo, se lo ricordo ve lo scrivo nell'info box, mentre appunto i jeans invece sono di Monki e li ho presi quest'anno con i saldi su Zalando, sono bellissimi, hanno una vestibilità top. A questo outfit voglio abbinare due varianti di scarpe in realtà, quindi creare due outfit diversi. Il primo con appunto i sandali, quindi per renderlo un pochino più elegantino, chic e meno sportivo. Quindi appunto anche questo secondo me è perfetto da ufficio, da, non so, da brunch, da pranzo fuori. Mi piace tanto anche per la sera, in realtà secondo me per occasioni informali è molto molto bello. E appunto con questo sandalo, e ci abbino anche una borsa. Questa qui, appunto, secondo me per un'occasione un po' più elegante, più carina, questa qui è perfetta, è della Jacquemus bianca. Cambiamo stile invece e andiamo ad abbinarci le scarpe da ginnastica. E come sneakers scelgo ancora le Samba, perché secondo me con questi colori neutri si abbinano perfettamente a veramente tanti tanti outfit, e poi secondo me un pochino riprendono anche questi bottoni con questo marroncino della suola, quindi perfette. Ecco qui, abbiamo subito un altro stile di outfit, un altro genere di outfit, molto più comodo, perfetto anche per stare tutto il giorno fuori, tipo università, scuola, in generale, molto molto carino. Fatemi sapere quale variante dei due outfit vi piace di più e se appunto vi è piaciuto in generale come ho abbinato il gilet. Ovviamente se fa più freschetto a questo outfit possiamo abbinare un blazer bianco. Io in questo caso ce l'ho già abbinato al gilet perché appunto li ho acquistati insieme. Erano un completo, però appunto potete utilizzare un altro blazer che comunque stia bene e questo è il risultato. Passiamo ad un altro outfit ancora più sportivo. Ecco qui la base dell'outfit. Ho rimesso la canotta bianca semplice e questi pantaloni tipo cargo, larghi larghi, sono di Zara, hanno l'elastico. Praticamente sono una via di mezzo tra una tuta e un pantalone cargo, paracadute, un mix. Il tessuto è tipo un po' quello tecnico appunto delle tute, mi piacciono un sacco perché appunto creano quest'outfit dal mood super tranquillo, da weekend, da sono in relax, e quindi a questo outfit vado ad abbinare un paio di scarpe da ginnastica. Cioè vino queste qui, sono delle Asics e sono più sportive rispetto magari ad altri tipi di sneakers, perché appunto il mood che voglio dare è proprio questo. Questo outfit magari me lo immagino appunto da sabato pomeriggio, domenica pomeriggio o anche sabato mattina con una leggera pioggerella da palestra e spesa. Poi magari mi vestirei così, ad esempio io uscendo dalla palestra e dovendo andare a fare dopo la spesa. Quindi questa è la base, ma abbiamo detto se c'è anche una leggera pioggerella, siamo a settembre, aggiungiamo una felpa. Io in questo caso metto una felpa basic bianca col cappuccio e l'appoggio sulle spalle perché comunque non c'è ancora tanto freddo. Quindi questo è l'outfit. Aggiungiamo la borsa. Borsa basic e semplicissima da tutti i giorni, questa qua di Uniqlo a tracolla, che appunto è perfetta per andare a fare la spesa, sbrigare commissioni varie. E vi posso dire che questo stesso identico outfit effettivamente l'ho indossato proprio per questo motivo. Sono andata a fare la spesa appunto uno di questi pomeriggi, piovigginava e io mi sono trovata benissimo. Il prossimo outfit invece è proprio un mix di estate e autunno, perché andiamo ad abbinare un capo prettamente estivo, ovvero gli shorts in jeans, in maniera un po' più adeguata appunto alla stagione, quindi a questo mese di settembre e all'arrivo dell'autunno. Quindi nuovamente t-shirt bianca, gli shorts sono di Zara, presi anche questi con i saldi, credo in primavera, fine dell'inverno se non sbaglio, forse ancora, sì, ancora non era estate. Anche questo ve lo voglio mostrare in due varianti, una più sportiva e una un pochino più elegante. Per la versione più sportiva vado ad utilizzare le Samba,
Ho messo apposta questo calzino in spugna che fuoriesce perché appunto mi piace un sacco questo effetto dell'outfit. Quindi mettiamo il blazer che vado ad appoggiare così sulle spalle e poi aggiungo di nuovo il cappellino che in questo caso per un outfit da giorno è perfetto. Ecco, anche con il blazer indossato mi piace un sacco e mi piace proprio questo effetto che il blazer è quasi della stessa lunghezza degli shorts, quindi comunque spariscono. È bello, proprio bello secondo me. Quindi appunto così in versione sportiva. Adesso rendiamolo un pochino più classico, più elegante, anche adatto alla sera. E ci abbino i camperos. Ecco qui, guardate come cambia subito tutto l'outfit. Io così me lo immagino ad esempio per una serata cinema. Secondo me per una serata cinema a settembre è perfetto. Ultimo outfit, utilizziamo questo vestito in denim, un vestito che appunto ho comprato e ho utilizzato in estate, però con degli accorgimenti voglio appunto abbinarlo in maniera anche adeguata all'autunno. Eccolo quindi abbinato ai camperos. Mi piace questo effetto che comunque dallo spacco della gonna si vede che sotto ho gli stivali, ma altrimenti non è proprio super evidente, quindi mi piace un sacco così. Sopra ovviamente ci vado a mettere un blazer, in questo caso ci metto di nuovo quello bianco. Ma si può mettere tranquillamente anche nero, anzi devo dire che forse per la sera, ad esempio per il giorno, metterei questo bianco, mentre per la sera andrei a mettere il blazer nero. Che dite? Nella versione giorno ovviamente abbinerei anche gli occhiali da sole neri appunto, che riprendono gli stivali, e invece il bianco del blazer è ripreso dai dettagli bianchi sugli stivali. Fatemi sapere se vi piace. Ovviamente io questo abito lo immagino anche quando inizierà a fare ancora più fresco, con una camicia sotto, quindi come se fosse quasi una salopette, quindi con sotto una t-shirt o una camicia e appunto questo è indossato come vestito sopra. Secondo me potrebbe essere molto carina come idea. Questi erano tutti gli outfit che volevo farvi vedere in questo video, spero che vi sia piaciuto, che possa esservi anche di ispirazione. Fatemi sapere quale di questi outfit vi è piaciuto di più, fatemi sapere nei commenti ovviamente se volete altri video del genere, perché devo dire che io mi diverto a girarli, quindi fatemelo sapere. E niente, noi ci vediamo prestissimo sul canale con nuovi video, iscrivetevi se non lo fate ancora, vi ricordo che usciranno i video 3 volte a settimana, lunedì, giovedì e sabato, quindi attivate la campanella così resterete sempre informati appunto sull'uscita dei video, e seguitemi anche su Instagram e TikTok. Adesso vi mando un bacio e a presto, ciao!